Con il nostro linea calcio dopo la conferenza stampa con la quale il Napoli ha ritrovato la parola, lo ha fatto con le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis che, potremmo metterla così, riconoscendo la necessità di far quadrare i conti, quindi di tagliare gli stipendi, perché la priorità nel periodo post-Covid che ha reso difficilissimo il percorso dei club calcistici ha probabilmente cercato la via di un'operazione tesa alla chiarezza. Non c'è altra strada. Innanzitutto bisogna garantire che i conti siano a posto, questa è una prerogativa che da sempre accompagna il percorso della società di De Laurentiis. E può sembrare un ossimoro, così come ieri raccontavamo e commentavamo sulla pagina di Canale 8, però l'obiettivo rimane la Champions League. Quindi, domanda precisa, qual è la soluzione di quello che può sembrare un ossimoro, cioè far quadrare i conti senza perdere di vista l'obiettivo che è la Champions? De Laurentiis ha risposto indicando diritto Luciano Spalletti, e domani sarà la prima giornata di Luciano Spalletti a Castelvolturno attorno alle 12.30. Si sono dati appuntamento il presidente e il nuovo tecnico, che verosimilmente si sentiranno non meno di 4-5 volte al giorno, però domani Spalletti farà il suo sopralluogo nella struttura che da oggi assume denominazione Konami, no? Per il gaming, quindi per la forma di sponsorizzazione nuova che il Napoli ha cercato. Domani il tecnico conosce la struttura, poi l'8 di luglio alle 15, proprio a Castelvolturno, al Konami Center ci sarà la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti, che diventa perno centrale nel nuovo progetto, che non è teso al ridimensionamento, perché questo è un termine che De Laurentiis non ha mai utilizzato ieri nella sua conferenza stampa Fiume, però la necessità è chiaramente quella di ritrovare la Champions League, il palcoscenico europeo più importante e prestigioso, senza chiudere le porte a nessuno, nel senso che, così come più volte avevamo provato a raccontare anche nelle nostre supposizioni, nelle nostre ipotesi, attraverso una sorta di percorso piuttosto logico, mancano i proventi della Champions, le difficoltà del Covid sono chiare ed evidenti, e che cosa bisogna fare? Innanzitutto limitare il monte ingaggi, che ha sforato abbondantemente i 150 milioni, attestandosi a 156 milioni di euro. Troppo, assolutamente troppo. Non è che noi si stia prendendo una posizione, non è che noi siamo attenti ai conti, esclusivamente ai conti, che è invece priorità della società. Riportiamo a voi telespettatori quello che è il senso delle parole del presidente. La linea societaria è quella che da qui in avanti dovrà essere innanzitutto la priorità. Piaccia o no, la situazione in casa Napoli è questa. Prima di aprire ai collegamenti Skype e anche alle vostre considerazioni, perché oggi sarà molto interessante sentire il tenore delle vostre parole, 0815549988 per intervenire in diretta al telefono. Siamo naturalmente anche in diretta sulla pagina Facebook di Canale 8, che ieri chiaramente ha raggiunto numeri importanti in occasione della trasmissione della diretta romana. Facciamo anche un rapido riepilogo delle notizie del giorno. Innanzitutto Emerson Palmieri rimane un obiettivo per la fascia mancina del Napoli, laddove il club azzurro proverà a sistemare in uscita Mario Rui. C'è una pista turca che accosta Mario Rui al Galatasaray, tutta da sondare naturalmente. Intanto Peppe Santoro ritorna al Napoli, quindi sarà lui il nuovo team manager, l'uomo che scoprì Lorenzo Insigne ritorna laddove aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico. È chiaro che in un siffatto quadro un as che sarà tra i calciatori chiamati ad essere valutati da Luciano Spalletti alla fine sarà una pedina, potrebbe essere una pedina importante. Tutti dovranno essere valutati, tra questi anche un as. Per quanto riguarda invece le indicazioni relative a Zaccagni, nome che più volte è stato accostato al Napoli, da Verona si lascia trapelare la notizia che prenderebbe corpo anche l'idea di un rinnovo per lui. Un altro calciatore interessante, o almeno accostato al Napoli, quel Gudmundsson per il ruolo di terzino, ci sarebbe anche il Milan come alternativa o come antagonista per il club azzurro. E a proposito di sponsor, è ufficiale, Kimbo non è più un main sponsor del Napoli, tra le notizie insomma, del giorno.
Vedo che già abbastanza ricca la partecipazione sulla pagina Facebook di Canale 8, però andiamo con ordine. Saluto Giovanni Scotto che ieri era tra i colleghi presenti al St. Regis di Roma per intervistare il presidente De Laurentiis. Ciao Gio, ben trovato. Ciao Silver, buonasera a te, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Allora, ti chiedo subito un'etichetta o magari un tweet per definire l'incontro di ieri, teso alla chiarezza. Ti è piaciuto il tenore delle dichiarazioni? No, il tenore delle dichiarazioni, il piglio di De Laurentiis nella maniera in cui ha impostato la conferenza, o no? Io ritengo siano venute fuori tante indicazioni. Sì, sono d'accordo con te. Ma è difficile trovare una definizione dopo 2 ore di conferenza, una marea di parole. Però voglio usare questo termine, chiarezza, perché devo dire la verità, forse questa è stata la conferenza stampa di De Laurentiis più interessante e anche la più schietta, perché almeno a sensazione mai il presidente aveva dichiarato degli obiettivi in modo così chiaro. Ha detto risanamento e ritorno in Champions League. Ha usato questi termini, non ha detto ho apprezzato che tu l'hai precisato, non ha usato il termine ridimensionamento. Ha detto risanamento, ritorno in Champions e far quadrare i conti. E come lui aveva detto, perché ai presenti prima che si accendessero le telecamere, lui è stato molto chiaro, appunto, dicendo voglio rispondere a tutti, quindi ha avvisato i colleghi dell'ufficio stampa che non voleva lasciare nessuna domanda in evasa e che voleva rispondere allungamente a qualsiasi domanda. E ti dico una cosa, Silver, appena finita la conferenza, quando qualcuno di noi si è avvicinato a lui per salutarlo, e lui con grande spontaneità ha detto allora com'è andata? Ho risposto a tutto, sono stato sufficientemente chiaro. Io che seguo De Laurentiis da tanti anni, come te, non mi era mai capitato di sentire il presidente preoccuparsi di essere stato esaustivo in tutte le risposte. Quindi mi è piaciuto questo aspetto. Poi è chiaro, qualcuno potrà essere convinto, qualcuno meno convinto di ciò che ha detto, però mi è sembrato un De Laurentiis ben disposto. E ultima nota, mi ha fatto piacere dei toni molto pacati. Sì. Ogni tanto le sue parole, ha parlato in francese, insomma, però è stato molto molto lucido e ha fatto un'analisi soprattutto del calcio a livello mondiale con il discorso sulla mafia, molto molto interessante. Assolutamente, io colgo e apprezzo il contenuto delle tue parole, il tuo passaggio, anche a proposito della sintesi, del contenuto, può piacere o no, ma attenzione ragazzi, visto che spesso e volentieri in questo periodo in cui al Napoli è mancata la parola, noi siamo diventati i vostri, mi riferisco ai telespettatori, i vostri e i tifosi, i vostri unici interlocutori, quindi un po' le posizioni si erano confuse, no? Noi fungiamo da tramite, quindi noi non prendiamo, non assumiamo posizione, non siamo dalla parte del Napoli o contro il Napoli, no, noi vi raccontiamo, così come ha fatto Giovanni riassumendo il senso della conferenza stampa, quello che è successo, e credo che sia veramente inequivocabile il messaggio del Napoli a proposito della nuova missione, del nuovo obiettivo. Ci sono stati tanti passaggi chiarissimi, anche quello relativo alla scelta di Spalletti, ha tirato fuori De Laurentiis un particolare, no? Ricordando come è da lunga data che i due sono in contatto. Mi è piaciuto molto come ha riproposto i trascorsi di Rafa Benitez, mi è piaciuto molto come alla fine lui abbia risposto su Napoli-Verona. Ragazzi, chi non ha inteso è perché non ha voluto intendere, ma su Napoli-Verona le risposte sono state chiarissime. Nel momento in cui lui dice sono sceso tra primo e secondo tempo, ho provato a motivarli, probabilmente in una delle cene di Di Maro o in terra abruzzese avrò modo di chiedere a chi sarà rimasto che cosa è successo, perché ad un certo punto si passeggiava e la squadra era scarica, ed è ritornato su Gattuso e sul silenzio stampa dicendo di aver inteso evitare a Gattuso la sovraesposizione, perché in fondo la parte sua l'ha fatta, e poi alla fine sarebbe stato bersagliato
perché la squadra ha fallito il risultato. E a sgombrare il campo da tutte le interpretazioni, Giovanni, c'è il passaggio con Nicola Lombardo, quando dice: noi eravamo talmente convinti di centrare la qualificazione in Champions League che avevamo redatto e scritto un encomio che poi io avrei dovuto interpretare, leggere pubblicamente, sì, con Gattuso vicino, ringraziandolo per l'ottimo lavoro svolto. Tanto il Napoli va in Champions, Gattuso aveva fatto il suo. Peraltro ci ha anche raccontato che per lui Gattuso era una sorta di tampone del post Ancelotti. È vero, come tu anche hai raccontato, che si erano poste le basi per lavorare al rinnovo con Mendes. Poi, evidentemente, vuoi per le clausole in eccesso, vuoi perché non era convinto fino in fondo, si sono dette le parti. Andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Però tutto molto chiaro, eh? Tutto molto chiaro, e questo era importante. Sì, sì, concordo, anche a me ha convinto la sua spiegazione, nel senso che va rispettata quella che è la posizione del Presidente, il suo punto di vista. Lui ha detto poi a margine che dopo il gol del pari del Napoli si è rilassato, no? Lui era sulla sua poltrona allo stadio e si è adagiato, ha detto: ah, ce l'abbiamo fatta, abbiamo pareggiato. E come si è rilassato lui, si sono rilassati probabilmente anche i tifosi, e si è rilassata la squadra, a maggior ragione con i risultati che conosciamo. E poi ha dato la sua interpretazione sul silenzio stampa, e la sua è stata una scelta di coerenza indubbiamente, e ha dato anche la sua interpretazione sul perché poi ha voluto in qualche modo limitare Gattuso dopo le uscite che ha fatto. Qualche amico, ma lui è stato abbastanza chiaro nelle televisioni, qualcuno che involontariamente gli tendeva qualche trappola sui contratti è stato, come hai detto tu, chiaro nel dire che quando questi sono finiti nelle mani di Mendes, quindi di avvocati che li hanno presi, li hanno visti, li hanno sezionati, il numero di pagine è aumentato, evidentemente De Laurentiis ha accolto qualcosa che non andava, ha rimandato il discorso, poi è accaduto quello che abbiamo visto tra risultati, tra i problemi di Gattuso che hanno ulteriormente imposto al Presidente un po' di prudenza, le cose si sono perse. Però poi De Laurentiis non mi pare che abbia condannato Gattuso, l'abbia criticato, anzi ha detto che in quella settimana aveva visto l'allenatore allenante, facendo un gioco di parole, quindi lo aveva visto concentrato, lo aveva visto in forma, lo aveva visto carico, e che quindi neanche lui si aspettava quello che è accaduto. Gli ha fatto i complimenti, ha detto che Gattuso ha fatto comunque tutto sommato quello che poteva, insomma non ho sentito neanche sinceramente acredine nelle sue parole, ti dico la verità, l'ho visto sereno, e poi ha detto la verità, secondo me c'è quella che è la verità, che magari qualcuno non vuole accettare, convinto, diciamo, non vuole accettare. Gattuso era stato preso come un traghettatore, poi lui stesso De Laurentiis ha detto che in estate l'anno scorso, un po' per il Covid, un po' per la Coppa Italia vinta, un po' per un campionato tutto sommato finito bene, ha preferito restare con Gattuso. Lui ha detto: non conoscevamo neanche i tempi della partenza del campionato, non eravamo sicuri, e poi lui si è fatto prendere dalla simpatia nei confronti di Gattuso, andando a ipotizzare un rinnovo quando ha visto che la squadra era con l'allenatore. Insomma, penso che più di questo Mendes non poteva dire. Insomma, sostanzialmente ha ammesso comunque di aver, voglio dire, sbagliato anche lui, ma col senno di poi, quindi lo ha detto in maniera serena, non certo con rancore nei confronti dell'allenatore. No. Mi pare sia stato accusato di nulla. No, assolutamente, anzi c'è stato proprio il passaggio che rimarco, cui tu facevi riferimento, a proposito dei tempi difficilmente decifrabili per l'inizio della nuova stagione. Lui dice: siamo arrivati ad agosto che non si poteva immaginare neanche altro, non c'era tempo per immaginare altro, siamo andati avanti così. E alla domanda di Titti in Proda a proposito del silenzio stampa, che sarebbe stato giusto evitare affinché la squadra a caldo chiedesse scusa alla piazza, alla tifoseria, il Presidente risponde: no, al massimo sono io che devo chiedere scusa ai tifosi. Ragazzi, si può interpretare tutto, assolutamente, le parole sono interpretabili, ma alcuni concetti mi pare siano chiarissimi. Gio del Core scrive: scusate, ma nessuno ha sottolineato la risposta alla domanda sui 5 anni. Francesco Molaro gli ha chiesto: lei ha parlato spesso di cicli da 5 anni, tra 5 anni come immagina il Napoli? Gio scrive:
De Laurentiis ha detto che lui tra 5 anni potrebbe essere altrove, questa è la notizia principale, ha praticamente detto che vende. No, lui non ha detto questo, ha detto io tra 5 anni immagino il Napoli, immagino il Napoli altrove. È stato vago quando Francesco ha proposto in un'altra lega? No, per carità, non in un'altra lega, ma magari ad un altro livello, più alto, chissà, in una posizione più importante, più prestigiosa, perché nelle ultime 2 stagioni i risultati, ma soltanto i risultati, parlano di calo, di parziale ridimensionamento, termine che De Laurentiis non ha mai utilizzato. I risultati dicono questo, perché ci sono 2 stagioni da Europa League, con il rammarico dell'ultima Champions persa così. Va bene, andiamo al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Buonasera Silvia, sono Giancarlo. Ciao Giancarlo, Saluto benvenuto. anche, ben trovati anche all'ottimo scotto. Dunque, Buonasera. per quanto riguarda ieri il Presidente mi è piaciuto molto, soprattutto per l'accenno che ha fatto a casse scommesse, che veramente la piovra, cioè, esiste, io non posso andare oltre. Comunque, cioè, esiste ed è più grossa di quello che pensiamo. Lui infatti ha parlato di un grossissimo fatturato. Detto questo, mi compiaccio con lui perché nessuno ne parla. Come quando si parla dei problemi dell'Italia, tutti quanti parlano problemi di questo, di questo, di questo. Ma del fatto che la malavita controlla 5 regioni italiane, non lo dice nessuno. Comunque, giusto, questo mi è piaciuto. Mentre non mi è piaciuto ieri gli accenni alla partita arbitrata Napoli-Cagliari, doveva essere più tagliente, poteva essere più tagliente, e anche al fatto che è vero che il Napoli ha pareggiato col Verona, ma c'è stata una squadra che ha pareggiato, però gli hanno dato 3 punti, lui ce l'ha dimenticato, non ha avuto l'ardire evidentemente di dire la Juventus ha parato anche questa volta. Perché? È vero, il Napoli ha sbagliato, i giocatori si sono addormentati, ma i giocatori del Napoli giocano sempre su 2 tavoli diversi, il campo del gioco loro e il campo del gioco degli avversari, perché gli avversari quando gli servono i punti ci stanno gli altri che gli regalano. Se vogliamo mettere questo in evidenza, caro Presidente, tu l'hai fatto più volte, però ieri il Presidente mi aspettavo come era partita, ho detto mogli dà pure la stilettata. Invece si è trattenuto perché lui è uomo molto, molto furbo, molto intelligente. A me non ha, io non ho mai avuto grande, non ho mai subito il fascino di De Laurentiis, però ammette che è capacissimo, questo lo devo ammettere, e anche ieri si è dimostrato tale. Però Napoli-Cagliari e l'arbitraggio di Cuadrado lo doveva sottolineare, perché poi dopo abbiamo sottolineato che abbiamo dei giocatori maturi, un allenatore a corrente alternata, No, e però però poi abbiamo pure gli avversari scusami che Giancarlo, però giocano nel nostro regolamento. Giancarlo, non lasciar passare sotto traccia il riferimento alla classe arbitrale intesa come massoneria, come centro di Sì, potere. no, no, questo l'ho Lì sentito, c'è. però voleva essere più esplicito. Io ho Ma è più detto, io l'ho esplicito, capito, sai. però lui poteva essere più esplicito perché un uomo di, ieri si è dimostrato un uomo di anche di intelligenza, fecondo e facondo. Si deve ammettere questo, io lo ammetto, e mi è piaciuto. Però una buttarella un po' più forte, come si dice Ma dalle sai, nostre c'è anche un ruolo istituzionale, lui fa il parti. presidente, un Lo so, però sa, tesserato. quando. Cioè noi dobbiamo masticare sempre amaro. Guarda, Dimmi, dai. Giancarlo, ti dico la verità, poi sentiamo anche Giovanni, ci sarebbe stato tutto dopo i fatti di 3 anni fa, ma non devi, almeno come la penso io, no? Uno che fallisce con le proprie mani il raggiungimento di un risultato. È già giusto e secondo me sufficiente che abbia fatto riferimento a Napoli-Cagliari, però con la lucidità, con la stessa lucidità ha anche detto, Gio, alcune partite che avremmo dovuto vincere, che avremmo meritato di vincere, non le abbiamo vinte, altre che insomma potevamo anche non vincere, alla fine le abbiamo portate a casa. Sostanzialmente gli errori ci sono stati, non li nasconde, anzi ha riconosciuto e sottolineato come la classe arbitrale vada
regolarizzata proprio nella sua interezza, sì, però, deve essere normalizzata. Però ci sono stati. Io penso che a Napoli hanno fatto, questa è la mia convinzione personale, hanno fatto pagare sempre la partenza e la vittoria davanti al giudice, davanti al CONI, perché la federazione calcio non l'ha subito. Ma Giancarlo, possiamo dire tutto, ma quando hai il match point, Joe, ogni parola poi è superflua. Noi sappiamo, tutti qua, De Laurentiis sa come vanno i giochi. Noi non siamo, insomma, non siamo ingenui e sappiamo come vanno i giochi, però ragazzi, quando hai la palla tra i piedi e devi metterla dentro e non lo fai, è anche brutto aggrapparsi. Oh no, Gio. Comunque io l'ho apprezzato molto, io ieri l'ho apprezzato molto, l'ho detto, soprattutto per il riferimento al calcio scommesse, che ha avuto un bel coraggio di dirlo, okay. E soprattutto però per tutto il resto che avete già sottolineato. Bene. Mi compiaccio sempre con te e con i tuoi ospiti, basta sentire la trasmissione per telefono. Ciao Giancarlo, grazie per aver chiamato. Abbraccio, buona giornata e buon lavoro. Grazie, ciao, grazie per la cortesia. Gio, scusa se ti ho interrotto, prego. No, ci mancherebbe. Sì, come hai detto tu, De Laurentiis ha parlato di una stagione falsata. Insomma, il termine è molto chiaro per il Covid, per il problema degli stadi, per il calendario e poi anche per qualche partita che è andata obiettivamente in modo strano. Il Cagliari ci stava sia per la gara del Napoli, ma anche per quella del Benevento, tanto per far capire che comunque anche in questa stagione sono accaduti degli episodi che non siamo riusciti a spiegarci. Mi è sembrato sereno nella sua analisi, dico rassegnato, però nel momento in cui ha dato atto a Gattuso di aver fatto una rimonta, quindi di aver ripreso i punti persi e di essere di fatto tornato in corsa per la Champions, anche se poi non è riuscito nell'ultimo passo, ha in qualche modo puntato di nuovo il dito, come lui fa, ma senza neanche poi puntare il dito, con dei riferimenti che sono obiettivi, anzi stavolta è stato molto più raffinato, come dicevamo, il riferimento appunto alla massoneria che citavi tu. Io penso che più chiaro di questo De Laurentiis non può. Ora, non dico che lui vuole associare il problema arbitri in Italia con la mafia nel calcio, con il libro di Cantone che ha citato, però lui ormai quando parla di un calcio vecchio, un calcio da rifare, ormai mette un po' tutto nel calderone, non distingue. Anche il passaggio sulla Salernitana è stato fatto in questo ambito. È un calcio che ha qualcosa che non gli impedisce di rifiorire e di volare, almeno in Italia. Poi in questa situazione c'è dentro. Lui diceva in altre occasioni che nelle assemblee di Lega ci sono 70 votanti, no? Tra A, B, quelle più importanti. Così diventa difficile, l'assemblea federale, diventa difficile poi trovare una linea che di fatto non c'è. E poi concludo, quando lui dice il VAR a chiamata, cioè voglio dire, è una cosa evidente. Allora, il VAR agli europei funziona e funziona con una serenità molto fluida, cioè non è che noi stiamo lì a ragionare, a vedere. Gli arbitri hanno un comportamento uniforme in tutte le partite. Io penso che sei d'accordo anche tu, ma Silver. Assolutamente noi abbiamo visto strafalcioni di calciatori, autogol eccetera, però non da parte di arbitri. La chiamata da parte dell'allenatore, quindi il challenge sostanzialmente che De Laurentiis si chiede da 2 anni, secondo lui con un VAR che in Italia non va, potrebbe essere quantomeno un segnale, e neanche quello si vuole dare. Allora, se il VAR non funziona in Italia, si deve fare qualcosa per sistemarlo, ma perché in Europa e gli europei funziona anche l'Orsato? Perché poi Silver, questa è un'altra riflessione. Per me Orsato non merita di stare agli europei, perché non merita, perché è un arbitro che fa un errore così grave come quello di Inter-Juve, lo ammette anche, per me nella meritocrazia non dovrebbe andare agli europei, però devo dare atto con onestà che Orsato ha diretto bene le sue partite, le ha dirette in maniera ordinaria, in maniera precisa, come tutti i suoi colleghi. Allora perché in Italia le cose vanno come vanno? E questo è un motivo, un qualcosa che ancora non abbiamo capito.
Di nuovo al telefono, vediamo chi c'è, pronto? Sì, ciao Silver, Mario. Ciao, da ciao Mario, benvenuto. Ciao, no, voglio rispondere. Ciao Scotto, buonasera. Ciao, ciao, ti ciao, rispondo subito. Sei orsato perché ha arbitrato bene le due partite? Perché non aveva pressioni dietro, quindi perciò ha arbitrato benissimo. Sì, sì. Ecco, io la vedo così, probabilmente, ma avendo pressioni da chi di dovere, che doveva portare le partite a un certo punto, lì ha fatto quello che doveva fare. Raga, io vedo la malafede, devo dire la verità. Tu dici di no, è chiaro, voi dovete dire di no. Io vedo la malafede da certa gente. No, io non dico di no, io mi attengo anche a quello che stiamo vedendo dalle inchieste televisive, anzi ieri mi è dispiaciuto, però, probabilmente vedi? Questo è l'unico passaggio che è mancato in conferenza, perché al presidente dell'inchiesta delle Iene sui fatti VAR di Inter-Juventus avrei chiesto, però è chiaro, gli argomenti erano tantissimi, erano una marea, sicuramente più importanti, ma non esce bene nella classe arbitrale che, amici, ha rischiato il commissariamento, Qualche giorno fa ha rischiato il commissariamento perché è venuto fuori un testa a testa tra AIA e FIGC, c'erano posizioni politiche assunte, c'era chi voleva due designatori, uno per la classe arbitrale e uno per il VAR, poi alla fine si è deciso per un designatore unico che sarà Rocchi in sostituzione di Rizzoli, e si voleva una sorta di supervisione politica perché Trentalange, che è il nuovo responsabile della classe arbitrale, evidentemente è arrivato ad un ruolo che è fortemente politico, avendo anche fatto delle promesse, no? nella fase elettorale. E quindi il movimento arbitrale vive una fase delicata, e De Laurentiis lo ha rimarcato ieri. L'inchiesta delle Iene, per quanto arrivi a distanza di 3 anni, è qualcosa di profondamente, come posso dire, che ti lascia così, ti lascia senza forza. Vabbò, sì, vabbò. No, lo so, vabbò, io vabbò. No, ti lascio subito, lascio anche la parola agli altri. Sì. Volevo parlare di quello che ha detto ieri, ma posso essere d'accordo, ma la massoneria c'è sempre stata, ma nei poteri forti c'è sempre stata la massoneria, c'è sempre stato chi comanda. Voglio vi saluto dal mio, io sono in postazione adesso, siccome ha piovuto fino a poco tempo fa, perciò ho telefonato, quindi non c'è gente in acqua adesso. Io vi saluto dalla mia postazione, guardo bene Trieste, adesso tutto limpido, un mare stupendo, che bello. State lì a soffrire che parlate, io parlo. Beato te, Mario. Ehi? Beato. Pronto? Te un abbraccio forte. Pronto? Ciao Mario, ciao. Ehi. Ciao. No, vi saluto perché non vi sento più. Ciao raga, buona giornata. Ciao, grazie, grazie. Allora, recupero un po' di messaggi, poi andiamo in pubblicità. Enrico Porzio ne manda diversi, tra poco ne leggerò un paio. Rino Tucci, Forza Napoli. Stelvio Carucci, a me la conferenza è piaciuta, i tifosi volevano polemizzare su Napoli-Verona, ma lui ha evitato inutili polemiche, anche perché chi ci ha rimesso di più è lui. Avanti così, perché fra 15 anni da 15 anni ci ha reso fieri di essere tifosi napoletani. Enrico Porzio, l'esempio della massoneria, una ciliegina, e la bacchettata Gattuso sui 5 cambi, ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Rocco Esposito, io da come ho capito ieri durante la conferenza, ci vorrebbe una rivoluzione della squadra per fare cassa, grazie Forza Napoli, e saluti ad Anna Miele. Va bene, la salutiamo. Sì, c'è stato un passaggio molto importante, Gio, tra i tanti, quando, consapevole dei problemi fisici, della malattia di Rino Gattuso, che lui vedeva fortemente affaticato, cosa racconta De Laurentiis? Racconta di un incontro, di una sorta di riunione al Britannique con gli uomini dello staff tecnico, con il responsabile dello staff sanitario, il dottor Raffaele Canonico, e la squadra. De Laurentiis cosa ci ha raccontato ieri? Di aver guardato negli occhi i giocatori, di avergli detto: occhio, filiamo dritti, stiamo tutti, remiamo tutti dalla stessa parte, al fianco dell'allenatore, uniti, mi raccomando. E poi ha detto, e poi li ho lasciati andare, li ho fatti andare via. Qui bisogna riflettere, perché poi alla fine la sostanza qual è, Gio? È che sono tutti sul mercato a determinate condizioni, cioè dovessero arrivare le giuste offerte.
una riflessione sulla personalità del gruppo, sulla forza proprio mentale, sull'abitudine a reggere le pressioni nelle occasioni che contano, De Laurentiis è da tempo che secondo me la sta facendo questa riflessione, e l'occasione che gli arriverà senz'altro di chiedere per capire di più di Napoli-Verona arriverà in una delle cene di Maresi o in terra abruzzese. Però abbiamo la pubblicità, ripartiamo da questa considerazione che poi è foriera anche di quelle che potrebbero essere le novità in fase di mercato. Pubblicità. Eccoci, rientriamo. Gio, prima di andare al telefono, una considerazione su quello che dicevo prima della pubblicità. Valutazioni proprio sull'integrità e sulla forza mentale, sulla personalità del gruppo, che poi in gran parte è sempre lo stesso gruppo che arrivava dall'ammutinamento, no? E che era stato di Ancelotti, poi De Laurentiis, come ci raccontava ieri, aveva pensato a Gattuso come tampone, come traghettatore del post Ancelotti, anche con un riverbero abbastanza positivo, perché poi vincere una Coppa Italia eliminando Lazio, Inter e Juventus non è cosa di poco conto. Sì, però credo che la gestione del gruppo, il discorso sulla personalità sia fondamentale, perché quando ha parlato di Spalletti ha subito detto è stato molto bravo a gestire delle situazioni in spogliatoi difficili, quindi ha pensato a lui come un allenatore in grado di gestire anche delle situazioni delicate, come quella che evidentemente c'è anche nel Napoli da qualche stagione, dall'ammutinamento in poi. De Laurentiis esonerò Ancelotti perché non fu in grado di gestire quel problema in quella famosa serata del 5 novembre, e questo ce lo conferma il fatto che Ancelotti fu mandato via, fu cacciato dopo una rotonda vittoria in Champions League con tanto di qualificazione agli ottavi. Quindi per De Laurentiis questo problema è fondamentale. In più ha messo sotto i riflettori il discorso medico. De Laurentiis, da quando è andato via il dottor De Nicola, sta riformulando, sta rivedendo lo staff medico, anche quello di preparazione dei calciatori, quindi preparatore atletico, preparatore dei portieri, per cercare di capire un po' se esiste anche una problematica dal punto di vista degli infortuni. Ha fatto qualche innesto, confermato canonico, però qualcuno è andato via, come De Andrea, qualche altro arriverà, ci sarà un nuovo consulente che ha scelto lui personalmente, il presidente, che sarà un elemento, come dire, esterno, diciamo così, ma che darà una consulenza specifica, e tiene molto d'occhio quello che accade nello spogliatoio, tiene d'occhio i leader di questo spogliatoio, ne sono tanti, e sicuramente quando avrà la possibilità di vederli faccia a faccia, come dicevi tu, al raduno, o meglio, credo, direttamente a Di Maro, ci sarà anche poi questo confronto, perché De Laurentiis secondo me ha avviato, per così dire, una sorta di indagine, di verifica interna per capire che cosa è accaduto quella sera e perché Napoli si è fatto sfuggire quel quarto posto dalle mani. E ti dico la verità, Silver, tornando poi al nostro discorso iniziale, il fatto che De Laurentiis abbia sostanzialmente assolto Gattuso a me mi conforta, che significa che il presidente sa che il problema non è Gattuso, non era lui, il problema è probabilmente dentro al Napoli, personalità, motivazioni, qualcosa da sistemare, e sta lavorando su questa strada con Spalletti, che naturalmente dovrà incidere in maniera importante. È così. Allora, a proposito del vernissage, di questo processo teso a rigenerare un po' le forze interne del Napoli, poi andiamo al telefono, Rosalind Lopez dalla Fiorentina al Napoli come nuovo preparatore dei portieri, ci sarà il ritorno di Sinatti e Calzona, quindi l'uomo della preparazione fisica del Napoli di Sarri che correva tanto e bene, e il tattico di Sarri, sono indicazioni molto importanti, ragazzi. E poi, a proposito dell'equilibrio del trade union tra squadra e dirigenza, Peppe Santoro
da team manager è una garanzia, cioè è uno che veramente ha fatto le fortune del Napoli da tutti i punti di vista, per professionalità e per equilibratore proprio nei rapporti tra le parti. Sì. Quindi, come diceva Giovanni, con lo staff medico che poi è stato rivisitato, qualcosa ha perso, qualcosa ha aggiunto, non è che De Laurentiis, cioè queste cose vanno colte. Non è che De Laurentiis sia stato lì con le mani in mano a dire ah vabbè, però abbiamo perso la Champions League, sì, ma voltiamo pagina. No, anche questa calma molto apparente, che peraltro ieri è stata mostrata brillantemente in conferenza stampa, nasconde altro, e solo gli ingenui penserebbero insomma ad un De Laurentiis disposto a passarci su. Quindi mi è piaciuto molto quello che dice Giovanni, indagine interna, da tempo avviata per cercare di capire, poi in fondo ragazzi, si deve crescere, sì, si deve voltare pagina per fare meglio, quindi quello che non ha funzionato in prossimità dello striscione del traguardo va messo da parte e si deve andare oltre. Al telefono vediamo chi c'è, pronto? Ciao Silver, un saluto a te. Felice. Ciao Felice. A te e a Giovanni. Io sono pienamente d'accordo con il nostro Presidente, ma su tutti i fronti, fatta eccezione, secondo me, del problema di Gattuso. Gattuso, tu mi insegni, che è arrivato, poveretto, ed era ammutinamento totale. L'ha presa il Napoli, ha vinto una Coppa Italia e ha saputo tenere unito lo spogliatoio. Chissà cosa è successo l'ultima partita, non lo so. Non lo voglio sapere, mi sono appena diciamo così ripreso da quello smacco e andiamo avanti. Poi su Orsato, in Italia è cronica o cronaca, purtroppo la meritocrazia non esiste. O Mariuolo o Annanzi, il furbo, e chi è onesto e fesso? Che ne pensi, Giova Silver? Felice, ti rispondiamo, un abbraccio forte, ciao. Grazie, siete sempre i migliori. Sei troppo buono, come sempre. Sul discorso della meritocrazia stride ed è quasi antitetica al concetto italico delle cose, però non scopriamo niente. Cioè... Ma su De Laurentiis tutto si può dire, tranne che mettere in dubbio la sua onestà, la sua pulizia di condotta da imprenditore del cinema, da tutto quello che fa, la sua onestà intellettuale, da questo punto di vista De Laurentiis è specchiato, anzi è fin troppo genuino, non mi dà mai l'idea di un presidente furbo nel senso negativo del termine, o a volte un po', come dire, ambiguo, come magari ha fatto qualche suo collega, è una persona diretta, schietta. E da questo punto di vista non c'è nulla da dire, ma la sua storia di imprenditore è veramente cristallina, tra l'altro racconta sempre le cose in molti dettagli. E all'epoca di Perlaino si diceva che Perlaino si sbatteva molto per contare politicamente con il Napoli, di farlo pesare all'interno del palazzo, forse a un certo punto ci è riuscito, anche perché aveva dei dirigenti importanti. De Laurentiis cerca un'altra strada, di far pesare il Napoli per quello che fa, per i meriti, 12 anni in Europa, insomma squadra comunque di vertice, e soprattutto con le idee, le proposte che lui annuncia sempre ad ogni occasione, che propone anche nelle sedi opportune, che difficilmente trovano spazio, viene visto come a volte un oppositore De Laurentiis, o un visionario. Un visionario, ma sicuramente la condotta del presidente del Napoli è una condotta di cui i tifosi penso debbano essere assolutamente fieri, chi vuole esserlo, quantomeno sicuri e fiduciosi che si tratta di un presidente leale, onesto in tutti i campi. Sì, passaggio sul quale ti chiederò tra pochissimo una valutazione, secondo me centrale, perché come la domanda di Tony, no? A proposito di Tony Iavarone, a proposito di quello che sembra di fatto un ossimoro, cioè ripulire un attimino la situazione dei conti, risanarla, senza però rinunciare all'obiettivo che è la Champions, come si fa?
domanda precisa. E si fa, risponde De Laurentiis, assegnando la grande missione, o mission come ama dire lui, a Luciano Spalletti, di supervisore tecnico della sfera tecnica, e poi utilizza una formula eccezionale: comprare senza comprare, in attesa di vendere per poi comprare. Cioè, vuol dire l'abilità di prenotare il calciatore che interessa, giocando praticamente due partite in contemporanea, provando a vendere per avere la liquidità, la forza per poi andare a chiudere, no? L'operazione individuata. Ed è un passaggio anche questo centrale. Gio del Core scrive: a finale 10 anni di scudetti del bilancio, tesoretti, soldi messi a riserva, e bastano due Champions fallite per ritrovarci con le pezze a quel posto. Antonio, dalla regia, mi fai vedere un attimino come avviene altrove la svolta? E De Laurentiis ha fatto riferimento anche a mondi dorati del calcio. Chi alle spalle non ha semplicemente una gestione finanziaria familiare, ma una gestione internazionale fortissima, anche loro sono in difficoltà. Però come si supera la difficoltà? È molto semplice, se ne hai la forza. Svolta Juve, entrano 400 milioni. E si ricapitalizza con la disponibilità della Exor e via, tutto pronto per il club del futuro. E ragazzi, Gio, questa forza qui, il Napoli di De Laurentiis, non ce l'ha ora e non l'avrà mai. Quindi non c'è una strada alternativa, ma questo sempre per essere chiari e oggettivi nel racconto dei fatti, perché altrimenti ci si può illudere che finora sia stato tutto normale. Il passaggio lo ha fatto alla fine De Laurentiis, quando dice, riavvolgendo il nastro, siamo andati sempre in crescendo, vincendo i campionati, stabilizzandoci in Europa, tanto da far pensare erroneamente alla nostra gente che questa sia la normalità. E invece sì, bastano due qualificazioni in Champions consecutive mancate, ma lo dicevamo da tempo, prima che succedesse, per darti una nuova dimensione. Che non vuol dire ridimensionarsi nell'animo e negli obiettivi, però vuol dire tenere gli occhi aperti, perché altrimenti si rischia di finire male. Se non lo capiamo, è un problema, cioè è così. Al telefono, pronto? Pronto, buonasera Silvio, sono Andrea da Caserta. Ciao Andrea. Ciao. Io saluto il mio compagno di viaggio, Giovanni, come stai? Sei ciao, bene? Ciao. Ti posso tutto dire bene, una cosa, caro Silvio, sarò un minuto veloce. Dimmi tutti, saluto, ciao Giovanni, mi hai conosciuto. Silvio, ti posso dire una cosa, saluto a tutti i tifosi della Casertana. So che la Casertana non ha fatto l'iscrizione. Sì. Mettiamo questo punto qua. Devo dire una cosa molto seria stasera. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Vai. E lo metto per iscritto. Un noto giornalista, non posso farvi il nome e quale trasmissione è, ha detto che il Verona ha fermato la Juventus, ha fermato il Milan e ha fermato questo. Io ho detto, dopo l'ho fatto la controparte a lui e ha confermato quello che ho detto io. Col Verona bisogna mangiare pure un Levels dal campo, perché il presidente è andato dopo il primo tempo nel campo. Come si può fare un portiere, tira un tiro da 50 metri, 60 metri, va in porta e sì. Questa è una partita truccata. E ti dico la sincera verità, io quello sulla lingua non ce l'ho. Ti dico la sincera verità, devono andare via tutte e sette. Anche il Zinghi e il capitano devono andare via, perché è inutile che lo sopportiamo. Perché è inutile che poi facciamo sempre le stesse per andare. Mettendo non andate via da Napoli, ha dato solo il 50%. Una partita persa per 50 milioni di euro e più una Coppa dei Campioni. E là è anche la rabbia. Perché se giocava adesso con Verona, ci siamo 10 valori, e ha giocato un bottino in porta che era della quarta serie. Non ha giocato una squadra che tira un bottino e tira una palla a 50 metri. Ma come si può fare? Allora io dico così, con la mia coscienza, con la mia onestità, devono andare tutte e sei. E poi ti posso dire un'ultima cosa, caro Silvio, bello sul lingue, ce lo dico pure in faccia. Signore Insigne, te ne deve dare da Napoli.
e fatti già due percorsi, tutte e sette devono andare, e non che mettiamo carne a cuocere, tutte e sette devono andare via, devono andare via Tirolese, devono andare via tutti e sette, i migliori devono andare via, ah. E poi si fa una nuova squadra. Senti, mi dispiace quello che dico, io lo dico con tutte le trasmissioni. Andrea, Andrea, devo salutarti e ti ringrazio. Ciao, 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 ciao. Grazie. Grazie, devono andare via tutti quanti, devono andare via tutti quanti. Mi fornisci comunque un assist per andare da Giovanni e provare a scrutare un po' le carte, perché prima dico che lo sport a Caserta è veramente un'impresa. L'anno scorso l'epilogo drammatico della Juve Caserta, con l'illusione che potesse rinascere. Due settimane fa le fiamme al Palamaggiò, di qualche giorno fa la notizia delle difficoltà, poi purtroppo acclarate, del club calcistico di iscriversi alla Serie C, veramente un peccato mortale. Detto questo, De Laurentiis dice nessuno è incedibile dinanzi a offerte appropriate. La situazione com'è? Volessimo fare una sorta di griglia o di gioco delle percentuali, chi ha più chance di uscire piuttosto che di rimanere, Gio, tra i grandi. Non so perché Andrea ce l'ha con i sette, ne ha contati sette, in realtà sì, sono di più forse. Forse intendeva i titolari, no? Io a Insigne invece auguro di fare una grande partita domani con la maglia dell'Italia, che ci faccia sognare e divertire, perché stiamo parlando del numero 10 della nazionale, quindi... Non è da poco, però proprio Insigne secondo me non è uno che può avere l'offerta appropriata, Silver, perché Insigne è in scadenza nel 2022, ammesso e non concesso che il Barcellona, perché se ne è parlato, lo vuole, va a dire guarda ti offro poco perché questo è in scadenza tra un anno. Non mi risulta che ci sia un interesse del Barcellona. Se l'Italia dovesse vincere gli europei, come ci auguriamo, qualcosa potrebbe accadere, perché quando una nazionale vince un campionato di questo tipo si accendono davvero i riflettori un po' su tutti i calciatori, funziona così, però un calciatore vicino alla scadenza di contratto come concetto non fa arrivare grosse offerte. Chi costa tanto nel Napoli è ad esempio Fabian, perché ha un contratto ancora lungo, perché è giovane, perché è sotto i riflettori, però sta facendo un europeo così. Koulibaly fino a un paio d'anni fa era considerato il difensore più forte d'Europa o tra i difensori più forti d'Europa, però intanto ha fatto 30 anni e all'estero questa età non è proprio appetibile. E quindi De Laurentiis con questo suo messaggio nessuno incedibile è stato chiaro: chi prima se li prende prima se li compra, cioè nel senso che quando arriveranno offerte concrete il Napoli le valuterà, però non bisogna allarmarsi, perché Mertens ad esempio è un calciatore che ha la sua età, sta facendo un europeo così, e mi auguro che anche domani faccia male, solo per questa volta, ci perdoni, non mi pare che sia un pezzo pregiato del mercato. Di Fabio non l'abbiamo già detto. Veramente, allora io penso che Di Lorenzo, Silver, potrebbe essere un calciatore appetibile da qualche club, però insisto, io immagino scenari simili solo con la vittoria dell'europeo da parte dell'Italia, così come accadde dopo il mondiale, che Luca Toni andò al Bayern Monaco e via dicendo, anche Oddo seguì una stagione o due stagioni dopo, non ricordo, Cannavaro al Madrid eccetera, qualcosa potrebbe accadere. Quindi chi sono i calciatori che hanno davvero mercato adesso per il Napoli? Io mi permetto di rispondere e dico nessuno, se non quei calciatori che hanno avuto una sorta di avviso di, insomma, se trovano offerte è meglio che vadano via, perché non rientrano proprio nelle preferenze dell'allenatore. Uno di questi dovrebbe essere Mario Rui, che il suo agente sta provando a trattare con un'offerta adeguata, ma parliamo di 7-8 milioni di euro, come valutazione, e non fa la differenza a mio avviso una cifra del genere. Qualche differenza la può fare un taglio di ingaggio pesante, ma taglio intendo un taglio totale, quindi la cessione di un ingaggio pesante. Ad oggi quelli più pesanti sono Koulibaly, Mertens, Insigne, sono questi qua. Però ripeto, insisto, Insigne con un anno di contratto davanti non ha molto mercato, certo. A Napoli non può significare nulla, a meno che una squadra non si innamori di lui. Quindi per me gli indiziati restano due: Fabian più Koulibaly, ma io ci aggiungo anche Di Lorenzo,
perché sta facendo un grande europeo e si sta mettendo in luce anche all'estero, quindi per me può essere un calciatore che potenzialmente può piacere a qualcuno. Allora, cito anche un altro, Sì. La Roma, Rui Patricio lo deve ancora prendere, Meret è sempre stato gradito, però fino a un mese e mezzo fa il Napoli lo considerava incedibile Meret, però prendo atto delle parole di Laurentiis, se nessuno è incedibile ci metto anche Meret, però chiudo dicendo non credo, perché il Napoli vorrebbe puntare, però metto anche Meret come un calciatore che fin quando nessuno qualcuno resta col portiere da prendere potrebbe essere certo, se dice tutti sono tutti, e Lozano? Sì. E Lozano? Anche Lozano. Anche Lozano a questo punto, però per Lozano non ho segnali di offerte, di richieste, okay. Sinceramente. Io cito Meret perché la Roma lo ha cercato in passato, però mi si fa. Adesso vuole prendere Rui Patricio per accontentare Mourinho, però non si trova l'accordo. Se Rui Patricio dovesse saltare, qualcuno lo dà, Meret potrebbe tornare. Lozano ad oggi non mi pare che abbia grosse offerte, anche perché costa tanto, costa sì. Comunque almeno 50 almeno milioni 50. Di euro. Allora neanche Osimhen è incedibile, non è incedibile, però per Osimhen vale lo stesso discorso, è un calciatore che non ha offerte, non ha richieste, che naturale. Al 99% rimarrà a Napoli. È naturale, naturale. Allora, Gio del Core non ci sta e continua, il Napoli incassa la quarta quota più ricca dei diritti TV dopo Inter, Juve, Milan, il club che incassa di più, e beh? Cioè, credi che questo basti per mantenere un monte ingaggi da 156 milioni senza possibilità di ricapitalizzare così come avviene altrove? Non basta. Non basta, ma è un calcolo matematico molto semplice. Enrico Porzio, Novellino, nuovo allenatore della Juve Stabia? Sì. Rosario Esposito, nessuno è incedibile. A questo punto gioca lui, il figlio, la moglie, sicuramente andiamo in Champions, ma come fate a credere... Rosario, non è che c'è da credere o non credere, la situazione è questa. Non credi a quello che ti ha raccontato? E non ci credere, cosa vuoi che ti dica? I fatti sono questi, ma la difficoltà non è solo del Napoli, la difficoltà è di tutti, anzi il Napoli, essendo stato in passato virtuoso, può ora parzialmente gestire questa situazione, però... Come ha detto ieri chiaramente in un passaggio De Laurentiis, sanare il problema perché si spendono cifre che non si fatturano. Stop, tutto qui. Vediamo al telefono un attimo chi c'è e poi andiamo in pubblicità. Pronto? Ciao Silvio, sono Antonio da Palermo. Antonio, ti chiedo 2 minuti di pazienza e poi ripartiamo certamente. Da te e colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare Giovanni Scotto. Grazie Gio. Grazie a te Silver, a presto, buon proseguimento. Un abbraccio forte, grazie, grazie a Giovanni Scotto, ci fermiamo, break pubblicitario e poi ripartiamo anche con Minervini. 18:42 minuti, stiamo facendo linea calcio insieme, come di consueto 0815549988 per intervenire in diretta al telefono dove c'è già Antonio da Salerno, però direttamente dal cielo stellato di Ferragosto abbiamo Arturo Minervini. Arthur. Sì, ho messo la camicia, quella bella, capito? Per te, solo per voi. Allora, aspetta Arthur. Anche perché io, come tanti altri, sì? Aspetto da te delle maglie, no? Hai voglia. Se non me le dai... È naturale. E quindi hai puntato sul cielo stellato. E fai bene. Andiamo al una citazione artistica. Di Mondò. Andiamo da Antonio, da Salerno. Antonio. Ciao Silver, ciao Arturo. Ti ascoltiamo. Sì, ciao Antonio. Silver, io non aspettavo la conferenza stampa di De Laurentiis perché io non capisco, ma i tifosi cosa si aspettavano? Cosa doveva dire? Finché c'è la famiglia Agnelli, comandano loro il campionato. Però io ti voglio dire una cosa. Sicuramente lui non è un uomo che si sottomette al potere facilmente. Anzi, trova il sistema... per guardare i suoi interessi e di conseguenza, secondo me, gli interessi di noi tifosi. Perché la presenza di Spalletti, onestamente, Silvia, per me è una garanzia, perché figuriamoci se un allenatore del genere va ad allenare una squadra che l'anno prossimo fa un campionato che non ha senso. E di questo qua io sono sicurissimo al 100%,
te lo dico già oggi, l'anno prossimo diamo un genius tranquillamente, secondo me. La seconda osservazione, che io faccio da anni, ne approfitto che c'è pure Arturo, ma per Ronaldo cosa hanno fatto gli europei? Hanno fatto uscire rispettivamente le due squadre, le due nazionali, ma appena non ha segnato, ha fatto un assist. Ronaldo, è vero, ha fatto i soliti gol, poi la partita decisiva andava a sbattere contro i difensori, calcio di punizione sull'apparire come al solito. Cioè, con questo cosa voglio dire? Se il Napoli fa la campagna acquisto che devi fare, prendere i giocatori, oggi può essere un giocatore normale, domani va a Barcellona e diventa un po' di classe, lo era anche prima, caro Silvio, tu sai come la penso. Perciò io personalmente sono fiducioso, assolutissimamente sono fiducioso. Voglio fare l'ultima cosa e voglio che Arturo mi deve dare una risposta. Ma a me mi sembra che Insigne in nazionale deve stare, nonostante la grande difficoltà di Mancini, ma tatticamente, caro Silvio, ti sembra che stanno esaltando Spinazzola, per l'amor di Dio, ma vedo un Insigne a disposizione tatticamente di Spinazzola. Ma scusate, ma non dovrebbe essere il contrario? Capita sempre a noi italiani. Gli stranieri vengono tutelati, ma te, Ronaldo, stanno là e devono fare la giocata. Non vi sembra tatticamente un segno un po' penalizzato? Questa è la mia domanda e mi abbraccio come sempre. Ti rispondiamo. E sono sempre presente, caro Sitte. Ti rispondiamo, Antonio. Grazie per la fiducia e per essere intervenuto. Anticipo Arturo, per me nessuno è a disposizione di un altro, proprio perché tu parti dal presupposto che Mancini ha da subito dato le chiavi dell'attacco a Lorenzo Insigne facendogli sentire la sua fiducia. Io credo che poi diventi sul campo questione proprio di personalità, di andarti a prendere lo spazio che vuoi e che meriti. Oggi, ad oggi, Spinazzola è un treno. Spinazzola va come un treno. E probabilmente Lorenzo sta avendo anche l'intelligenza di gestire la fase, di gestire il momento. Sì, è abbastanza palese che Spinazzola lì sia devastante, quasi vada oltre Lorenzo. Però in queste fasi, nello sport, specie nello sport di squadra, ci vuole l'intelligenza di capire i momenti. E credo che Lorenzo lo stia facendo. Poi non lo so, Arturo, tu come interprete, però non vedo Insigne a disposizione di Spinazzola. No, anzi, io li vedo molto, molto funzionali, due che si integrano, due che si cercano, due che sanno leggere poi la situazione. Dobbiamo riconoscere che in questo momento Spinazzola sta vivendo davvero una parentesi magica di quella che è la sua carriera. È stato a tratti il giocatore più determinante di questa Italia, secondo me potrà esserlo anche domani sera col Belgio. Non mi sembra onestamente un Lorenzo sacrificato, anzi mi sembra un Lorenzo funzionale a quello che è lo strepitoso momento di forma di Spinazzola e a quella che è poi l'idea di calcio di Mancini, perché abbiamo visto tante cose molto interessanti, Silver, in quest'Italia, che hanno riguardato anche Lorenzo, il fatto che Berardi tagli sempre poi da destra verso sinistra, con Lorenzo che magari si accentra un attimino, creando poi una grande superiorità numerica con Spinazzola che spinge giù, davvero cose molto interessanti. In quello che per me, al di là poi di come andrà a finire, resta un piccolo capolavoro di Mancini, un tecnico che nei club non sempre mi ha convinto, devo dire che però con questa nazionale ha fatto veramente un capolavoro. Andiamo ancora al telefono, pronto? 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 Sì. Pronto? Sì. Sono Luciano. Ciao, ciao Luciano, ciao, ti ascoltiamo. Salve. Volevo chiedere un'informativa. Sì, ci sono tanti problemi per quanto riguarda i calciatori da acquistare, che ci vogliono troppi soldi. Perché non una bella cifra sul settore giovanile? Magari questi 4 anni ci i calciatori costruiti in casa. Sì. Perché vedo che a Napoli è trascorso massimi da anni. Sì, ti rispondiamo anche perché è stato uno dei temi che ha trattato De Laurentiis ieri in conferenza. Luciano, se non hai altre domande ti salutiamo. No, a posto. No, io questo volevo sapere, solo questo volevo sapere. Ok, grazie, grazie. Ciao. Peraltro oggi è arrivata la risposta di Corsi, il presidente dell'Empoli, che dice no, in realtà non siamo più
così tanto presenti sulla Campania, perché di talenti cristallini puri non è che ce ne siano tantissimi rispetto a qualche anno fa, ed è purtroppo in linea, amici miei, con le tendenze di oggi, dove i ragazzini, e su questo De Laurentiis ha ragione quando fa il passaggio della passione che è venuta meno tra i 10 e i 20 anni, sono tutti fenomeni con i telefonini. Dovessimo considerare i pollici dei ragazzi, sarebbero tutti alla stregua del piede sinistro di Maradona, tranquilli. Però non si vede più nessuno giocare al pallone, né per le strade, né nelle piazze, come invece tanti anni fa, all'epoca mia, quindi quasi all'epoca di Garibaldi, era quasi un dovere. Si giocava con le lattine, si giocava con i tappi delle bottiglie. Oggi la passione è venuta meno. E De Laurentiis ieri ha parlato di questo, ed è stato anche crudo, caro Arturo, a proposito di un'altra verità. Cioè, se il genitore ha da scegliere se mandare il ragazzino, e può far male a chi ascolta, può far male a chi ascolta, se ha da scegliere se mandarlo al Milan piuttosto che all'Inter, piuttosto che all'Atalanta, dove il settore giovanile è così sviluppato, non ci pensa due volte, lo lascia andare sperando in una formazione che sia il più completa possibile per la crescita del ragazzo stesso. E poi rilancia alla domanda di Antonio Manzo, rilancia De Laurentiis: ma tu preferiresti un settore giovanile forte, in crescita, e l'undicesimo posto in classifica della prima squadra, o viceversa? Si può cercare la via dell'equilibrio o della giusta misura, caro Arturo? Silver, credo che ieri De Laurentiis abbia in qualche modo risposto in maniera chiara, eloquente, ad una domanda che ci fanno spesso, no? E in realtà noi la risposta l'abbiamo sempre data più o meno seguendo quelle che erano state le indicazioni nel tempo di De Laurentiis, indicazioni che ieri poi ha confermato. In questo momento, per tante difficoltà che sono di natura politica, geografica, amministrativa, economica, il Napoli ha fatto una scelta, ha fatto questa scelta consapevole, inconsapevole, non lo so, giusta o sbagliata, non lo so, ma la direzione che De Laurentiis ha dato a questo club è questa qui. Quando lui parla del vivaio, delle difficoltà sul territorio, della paura probabilmente che il territorio possa essere in qualche modo, tra virgolette, infetto, no? Sul fatto che ci possono essere poi interessi troppo contrastanti che porterebbero alla dispersione di talenti che magari vai a coltivare facendo un grande investimento sulle strutture, De Laurentiis dice: io provo a prenderli, come dire, di seconda mano, non me li formo, ma provo a prendere giovani formati da altri club. Torniamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, ciao, abbassi per cortesia il volume del televisore, Enzo. Scusa, sono Enzo di Aversa. Sì. Sì, 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 sì. Ti ascoltiamo, Enzo. Qualcosa ho sentito in riferimento a De Laurentiis, alla conferenza stampa che ha fatto. E volevo dire anche la mia in merito, no? Certo. Cosa ho sentito? Cioè, dico una cosa, lui disse, io ho buona memoria, quando prese il Napoli disse: entro 10 anni vincerò lo scudetto, porterò lo scudetto a Napoli. Io dico, se tu non sei in grado di vincere, perché Napoli merita una squadra per vincere, se non sei in grado, fatti da parte, ma fatti da parte, vendi, perché se non vendi... Ma chi è stato in grado di vincere a Napoli, scusami? Come? Chi ha vinto? Chi è stato Napoli, in grado di vincere a Napoli? Ragazzi, veramente, ma è possibile, no, che ogni giorno torniamo come nel gioco dell'oca all'inizio? Ma voi giornalisti. E chi ha vinto? A Napoli? No, aspetta, sentiamo cosa ha da dire a noi giornalisti. Vabbè. Vai, Enzo, voi giornalisti. Non fate una critica, cioè non lo so io. Ma Napoli, secondo voi, è una città che merita di stare a quel posto lì? Quando poi io ho una cosa anche sulla Superlega. De Laurentiis ebbe un'idea di fare una Superlega, la voleva fare lui, già. Ci voleva partecipare, non mi puoi dopo... Ma perché lo ha detto a te, è vero, ha chiamato Enzo d'Aversa, io voglio fare la Superlega, Enzo,
No, l'ha detto. Allora, se tu dici voi giornalisti, e poi devi aggiungere, io ti dico voi tifosi, dovete restare con gli occhi aperti e con i piedi per terra. Ma scusa, nel 1962 il Napoli era in Serie B. Vai nell'Ottocento, sì, è certo che no, era in Serie B, ha vinto la Coppa Italia. E beh? Ha vinto la Coppa Italia. E che significa? Se voi allora siete tifosi che vi adagiate sul fatto di partecipare, allora partecipiamo, non c'è problema. No, ma sei stato bravissimo. Io non sono tifoso, a me non interessa proprio niente, racconto quello che vedo e quello che sento. Mi pare che tu sei tifoso del Napoli. Tu sei andato a ricordare la Coppa Italia del 62. Mi ricordi, per cortesia, altri 15 anni a questi livelli? Che non siano gli anni di Maradona. Me li ricordi, per cortesia? Ma quali livelli, scusa? Quali livelli? Perché per te è normale fare la Champions League? Per te è normale stare stabilmente per 12 anni in Europa? No, dimmi, se è normale, allora va benissimo. Non mi basta come ti Ma allora tifa la Juve, tifa il Real Madrid. Ma no, Napoli, vai tranquillo. Ho giocato anche nelle giovanili del Napoli. No, io tifo Napoli, perché sono sempre stato tifoso del Napoli, mio padre, eccetera, mi portava a vedere anche le partite del Napoli. Che significa questo? Allora uno non può criticare? No, devi la criticare. Critica, secondo voi? No, tu puoi, Enzo, tu puoi fare tutte le critiche che vuoi. La critica può essere criticata, Enzo. Certo, sì. Però io mi baso sui fatti. Tu dici. Tu ti basi sui fatti. Meritiamo di più, dobbiamo vincere. Però poi ci dobbiamo guardare alle spalle e ci rendiamo conto che è sempre stato così, ma in generale viviamo in un contesto in cui il calcio è un gioco che fondamentalmente riguarda quei tre club lì, caro Enzo. La storia racconta questo, non racconta altro, racconta di pochissimi scudetti che sono usciti da quel trio, no? Dalle famose consorziate di cui parla Silver. E ricorda quello di 3 anni fa. Ricorda quello di 3 anni fa. Grazie a Sarri. Ah, è vero, Sarri l'ho scelto io. Lo so, ha avuto questo merito, però te lo tieni, no? Vabbè. Però te lo tieni. Guarda caso, tutti gli allenatori se ne sono andati via. Guarda caso. Quindi... Guarda caso, con De Laurentiis... Ma Sarri 3 anni ha fatto, no mezza giornata. Ha fatto 3 anni con Napoli. Poi è andato via perché voleva più. Bisogna fare assare. Vabbè. Dare spettacolo in tutta Italia, in tutta Europa. Vedremo se la Lazio farà 91 punti. Poi vediamo se la Lazio fa 91 punti. Scusami. Ha tutti i record, maggiori vittorie esterne, maggiori vittorie interne. Li abbiamo raccontati. Calleon, con Mertens, Enzo li abbiamo raccontati. Enzo li abbiamo raccontati perché eravamo lì con la squadra. Ti ricordi quella squadra, che squadra era? Certo che mi ricordo. Era una squadra forte, no? Tutti Sarri, eh? Ma allora, Enzo, io ti ripeto, noi non è che siamo dalla parte a prescindere di De Laurentiis o contro De Laurentiis. No, perché non è il nostro mestiere. Noi raccontiamo i fatti. E ieri, ad esempio, quando questo ti parla così chiaramente, mettendoti in evidenza la realtà dei fatti, perché, caro Enzo, se a Torino si svegliano una mattina e ricapitalizzano per 400 milioni, questa forza il Napoli non ce l'ha, quindi tu non potrai mai fare una cosa del genere, piuttosto devi stare lì a pensare come devi fare per rimanere con le unghie aggrappato alla Champions League. Esatto, è quello che stanno facendo. Poi se tu vuoi vincere lo scudetto, a parte il fatto che io non ricordo assolutamente... non ricordo assolutamente De Laurentiis che abbia detto, arrivato a Napoli in 10 anni vinco lo scudetto, eppure ero lì, quindi non lo ricordo. Ha sempre detto... Sì, te lo posso assicurare, guarda. Ah, allora eravamo insieme. Al 100%. Ok, eravamo insieme lì. Sì. Vabbè. Tu lo ricordi, Arturo? Io ricordo piuttosto che lui ha sempre detto la priorità è non rischiare mai più di finire in tribunale, di dover portare i libri in tribunale. Ma ripeto, non sono lo sponsor di De Laurentiis. Ma non è stato colpa di Farlaino, però. E anche in quel caso lì è stata colpa mia.
Vabbè, Enzo, speriamo bene, speriamo che tu ti possa divertire con il Napoli e magari festeggiare uno scudetto. No, no, vabbè. Quello di 3 anni fa, magari. Sì, Verratti ti ha conosciuto. Sì. Sono in provincia di Caserta. Sì. Dove? Eravamo seduti al tavolo di una giuria. Concorsi di bellezza? In un concorso? Allora sì. Ma eri così pagato. Ma eri così, ora pare che... Perché come mi trovi, Enzo? Non sono più il tuo tipo? Gentile. Tu un po' più arrogante. No, arrogante mai. Arrogante mai. Hai sbagliato, l'arrogante sei tu che entri qui e dici voi giornalisti. No, ma mi ricordo, guarda, c'ho una memoria di ferro. No, Enzo, mi dispiace, sei stato tu arrogante e anche scostumato. Voi giornalisti e devi continuare se hai gli attributi e se vuoi parlare, altrimenti entrare nella casa d'altri per lanciare accuse e tirarti la mano per dire cavolate, qui non lo puoi fare. No, non volevo offendere. Ciao. Silver, non volevo offendere. Ciao. E vabbè, arrogante, capito? Ormai è un momento molto particolare, io credo, veramente particolare, sul piano della comunicazione, dell'interazione, ecco, poi si confonde, no? Ormai tutti pensano di fare i giornalisti perché hanno sentito l'amico che l'ha scritto su Facebook e dimenticano che poi sono persone che magari da 20 anni o come te da 30 praticamente operano nel settore quotidianamente, hanno contatti con tutti gli addetti ai lavori e quindi hanno la possibilità di raccogliere senza il filtro, no, del telefono senza fili le informazioni di prima mano. Vabbè, però ci sta, mai generalizzare, non si può, voi giornalisti, che significa? Noi proviamo a fare i giornalisti senza dover essere necessariamente tifosi. Allora, io faccio outing, non voglio pagare nemmeno l'albo, proprio perché non voglio essere inserito in un gruppo generalizzato. No, a proposito, ho sentito pagare e sai cosa mi è venuto in mente? Che lo leggevo stamattina, che la RAI non trasmetterà neanche la Coppa Italia l'anno prossimo. Cioè Mediaset farà, si è assicurata Coppa Italia e Supercoppa. Quindi una riflessione un po' più estesa su questo casino del calcio in televisione, del calcio televisivo andrebbe fatta. Ragazzi, neanche Coppa Italia e Supercoppa, dalla televisione di Stato. E poi lo spezzatino cui assisteremo con DAZN, 10 partite, ogni partita al suo orario, l'Europa League e l'altra Coppa che è nata praticamente l'altro ieri, che sarà trasmessa sempre da DAZN. Che si annuncia entusiasmante, di grande interesse questa coppa, sì, me la immagino. Pensa che faccio confusione anche sul nome, qual è? La Conference Cup? Conference League, una cosa del genere. Conference League, va bene. Andiamo al telefono, pronto? Ah no, benissimo. No, ditemi voi, amici dalla regia. Allora facciamo così, approfitto di questi 2 minuti per chiederti, caro Arturo, ritornando sempre sulle parole del presidente di ieri, passaggio mostruoso secondo me, comprare senza comprare in attesa di vendere per comprare. Spettacolare, questo è spettacolare. Questo credo che riassuma il sistema economico su cui si regge il calcio negli ultimi 10 anni almeno, ma anche di più, no? Le famose scatole cinesi si chiamavano una volta, adesso non sono cinesi, sono forse un po' più vicine della Cina, però è un sistema ormai acclarato. Mi è piaciuto anche qualche passaggio sulla squadra, su Gattuso, su una cosa che noi in realtà stiamo ripetendo da molte settimane, Silver, quella degli opinionisti a gettone, no? Ha fatto riferimento a Gattuso, alle amicizie di Gattuso, alle motivazioni che hanno portato poi il Napoli a fare il silenzio stampa per così tante settimane. L'ho visto abbastanza in forma, non mi è piaciuto
in alcuni passaggi che ormai conosciamo da tempo, me lo aspettavo più diretto su Napoli-Verona, devo dire la verità, mi sarei aspettato un intervento più forte, una presa di posizione anche più chiara, Ma lì, perché alla Arthur, fine. lì il rischio, e coinvolgiamo anche Tony Iavarone, quindi apriamo la finestra sulla nostra redazione, c'è Tony, direttore, ben arrivato. Grazie, grazie. No, dicevo, lì c'è il rischio che fosse partito, diciamocela tutta, fosse partito il presidente su Napoli-Verona, peraltro per me ha detto, su Napoli-Verona, Arturo lo voleva più incisivo, ma se De Laurentiis parte su Napoli-Verona non lo fermi più. Ma più incisiva avrebbe dovuto dire non è stato un momento del Napoli particolarmente giù di corda, perché lui ha detto che la stagione è stata di alti e bassi e quindi avrebbe dovuto svelare non so che cosa, un complotto, un retroscena, un tradimento. E certo, voglio dire, è la verità di De Laurentiis quella, così come esistono tante verità, però insomma De Laurentiis è il testimone del tempo, nel senso che è lui che sa che cosa è accaduto, che è stato negli spogliatoi, insomma, quella è quella verità fornita, la verità, diciamo, ufficiale della società è quella. Poi ognuno magari si fa tutte le ricostruzioni che vuole. Come si dice, l'opera dei pupi è sempre di grande attualità. È chiaro che quello che è successo è molto, molto difficile da comprendere da parte dei tifosi, però insomma, io penso che a questo punto Napoli-Verona fa parte del passato. Ed è un capitolo chiuso e che magari se ci sarà qualcosa di diverso e di nuovo per quel che riguarda quella situazione potrebbe venire fuori da queste famose cene che De Laurentiis ha annunciato tra Di Maro e Castel di Sangro. Eh sì, sentiamo Arturo, ti lascio completare. No, io credo che forse il freno nasca proprio dal fatto che in realtà, dalle poche parole dette, la colpa della Lorenz la dà più ai cacciatori che a Gattuso. Questo mi sembra chiaro, Sì. perché alla fine poi su Gattuso ha lanciato sì qualche frecciatina, però la storia della cena, di guardarli negli occhi, ecco, la delusione è arrivata forse dai suoi fedelissimi, fedelissimi. Che tra questi, ecco, Insigne, anche su Insigne ha lasciato una grande, grande nuvola, De Laurentiis. Sarà quel che sarà, è abbastanza preoccupante per quello che è lo scenario. A me sembra aver detto: noi faremo la nostra proposta, se Lorenzo accetta bene, altrimenti sarà quel che sarà. Beh, così, no, Tony? Beh, è chiaro che la stagione è difficile. Il calcio ha avuto una perdita sostanziale, il calcio italiano, di oltre 1 miliardo di euro. Il costo del lavoro per quanto riguarda la rosa dei giocatori del Napoli è di 150 milioni. Lui ha fatto anche l'esempio tra le righe, l'esempio tra Mazzarri che aveva di un terzo una rosa di calciatori ridotta negli ingaggi e che è riuscita a conquistare la Champions e dici io il triplo non ci sono riuscito perché poi il calcio non è prevedibile, è chiaro, insomma, è abbastanza fatua come scienza aziendale, dipende da una serie di circostanze, dipende dall'essere umano, dalle condizioni fisiche. È chiaro che quello che De Laurentiis si appresta a fare è una sorta di spending review, tanto per non usare altre parole. Farà dei tagli, avrà l'opportunità di poter contare su quello che fino adesso è stato l'intuito personale sul mercato, perché ai giocatori che sono venuti qui hanno sempre reso molto rispetto a quello che si sapeva prima. Poi è chiaro, uno può essere d'accordo o non d'accordo con De Laurentiis, può dire secondo me sbaglia, secondo me fa bene, De Laurentiis è questo e quello, ma entriamo nel campo delle opinioni personali. Quello che è stato detto ieri in conferenza stampa credo sia esaustivo su tutti gli argomenti, insomma io non so di che cosa non ha parlato, forse la pace del mondo, se gliene davamo anche diciamo, tempo e modo. Insomma. Tony, ti chiedo anche anticipazioni sulla copertina del TG. La copertina del TG si ferma sul turismo perché il Green Pass che da oggi diventa ufficiale non è molto chiaro. È diverso per quanto riguarda l'Italia, è diverso per quanto riguarda i paesi esteri e Napoli, soprattutto nel settore alberghiero, ne sta pagando le conseguenze. I turisti certo ci sono, ma non sono pochissimi i turisti stranieri. Quindi
quelli che in realtà riescono a mettere in moto il circuito economico. E poi c'è lo spettro della variante Delta, che ovviamente fa pensare che la stagione non possa essere così tranquilla come è stata immaginata. Oggi c'è un altro allarme che viene da De Luca. Sai che a Maiorca, nell'isola di Maiorca, a Palma de Maiorca, c'è stato un maxi focolaio di centinaia di ragazzi, e tra questi c'erano anche dei napoletani che erano andati lì a festeggiare e che sono tornati qua e che sono risultati positivi. Insomma, i timori ci sono, però come possiamo dire, insomma, cerchiamo di andare avanti con serenità, senza leggerezze soprattutto, e capendo benissimo che non è ancora finita sta partita. Ecco, a proposito di partita, tant'è che De Laurentiis ieri ha detto: caro Draghi, facci sapere com'è la situazione, perché se tra poco ci fermiamo di nuovo, meglio rinviare a dicembre il campionato. È vero, è vero, è vero. Vabbè, Tony, grazie, appuntamento tra poco con il TG. Grazie, grazie, grazie. Ciao, grazie Tony. Ciao, Tony. E Arturo, ringrazio anche te, se vuoi aggiungere, se vuoi fare una chiosa, e poi ci aggiorniamo a domani. No, no, nessuna chiosa, Silver, però mi piace sposare il concetto espresso da Tony poco fa: Napoli-Verona appartiene al passato. Ecco, io credo che la conferenza di ieri debba rappresentare necessariamente, al di là poi di quella che è ancora la ferita, che c'è ed è evidente, una svolta per il Napoli, per quello che la stagione che sarà. Ecco, guardiamo verso il futuro, perché sarà un anno complicato, sarà un'estate secondo me complicata anche sul mercato. C'è il rischio di iniziare già la stagione con qualche malumore, Silver, perché i tifosi continuano a non capire. Leggo nomi, anche parlato da qualche collega, che è proprio lontano da quella che è la situazione descritta ieri da De Laurentiis, e poi questo genererà chiaramente insoddisfazione. Io invece abbiamo il dovere, anche l'onestà intellettuale, di chiarirlo: non sarà un mercato con i botti, assolutamente no, sarà un mercato che il Napoli farà con oculatezza, provando a sfruttare le occasioni e provando a fare quello che faceva prima, ovvero andando su calciatori che non sono ancora esplosi, ma che possono diventare importanti. Penso a Jorginho, penso a Caleon, penso a tanti altri esempi che nel Napoli ci sono ancora, come Koulibaly ad esempio. Appuntamento domani, ciao Arturo. Ciao Silver, buon lavoro. Grazie, ci fermiamo, break pubblicitario e poi ripartiamo con Italia. Rush finale del nostro Linea Calcio di questo giovedì, post conferenza di Aurelio De Laurentiis, c'è Italia Mele. Ciao Ida. Ciao Silver, buonasera a tutti. Ben trovata e buonasera. Andiamo anche al telefono per salutare il telespettatore che ci ha raggiunto. Pronto? Pronto? Sì. Salve, sono Rosario da Pozzuoli. Ciao, salve, Rosario. Dottor Silver. Ciao, benvenuto. Saluti anche sua sorella. Volevo rispondere in merito a quello che diceva prima il dottor Minervini. Sì. E praticamente sì, sono d'accordo, però il passato non bisogna dimenticarlo, perché in questi anni praticamente è capitato già la seconda volta. Come si fa a dimenticare il passato e andare avanti e metterci una pietra su se poi succedono queste cose? Noi tifosi, mi deve credere, io sono un tifoso che ha vissuto tutta l'esperienza di Maradona, tutto quel periodo, e mi sono consolato. Però mi sono consolato anche io, sono d'accordo con lei, che il presidente è il miglior presidente che abbiamo avuto. È il miglior presidente che abbiamo avuto, almeno nella gestione, sia economica che finanziaria. E questo nessuno può disconoscerlo, perché io sono d'accordo con lei, e specialmente la conferenza stampa che ha fatto ieri. Io sono d'accordo al 99,9% di quello che lui ha affermato. Però poi mi chiedo, questi personaggi, e mi riferisco ai calciatori, è la seconda volta che ci hanno portato in questa situazione. Cioè la seconda, perché tu ricordi l'ammutinamento. L'ammutinamento? Se non la terza, perché non dimentichiamoci, a prescindere da quello che è successo, poi vabbè, quello lo sappiamo, ma succede da tanti e tanti anni. Rosario, scusami se ti interrompo solo su questo, poi mi taccio, ma io di quella vicenda lì ne ho fatto una questione di principi, quello è lo spartiacque 3 anni fa, perché Rosario,
non può esistere il prescindere. Se tu sai e vedi con gli occhi tuoi che puoi anche scalare l'Everest, ma c'è chi arriva con l'elicottero sulla punta dell'Everest, mentre tu lo devi fare scalando con le mani, anche se sei maciste, il cuore ti cade nei calzini. Sì, sono d'accordo, però affermi ancora a maggior ragione la mia ipotesi. È la terza volta, ammutinamento, la partita della Fiorentina, il giorno dopo, dove si è perso in albergo, perché evidentemente questi qua, caratterialmente, no, lasciano a desiderare un pochino. Non so se sei d'accordo con me. No, voglio sentire... l'ultima partita con il Verona. E io, qualcosa di anomalo è successo, perché una partita la settimana prima, le settimane prime, praticamente ha recuperato quello che era impensabile che potesse recuperare, e poi mi viene meno. Però è l'atteggiamento di quella partita, è in mezzo al campo, anche l'allenatore in sé per sé, che si sbraitava in continuazione, sembrava un pazzo, sempre in piedi, a chiamare a uno, a chiamare a... E ci ricordiamo Quagliarella, no? Cosa disse? Si sta robisticiando, perché gli si levava nell'orecchio continuamente, non si sopportava. Ecco, la partita. Fu molto maleducato, secondo me, Quagliarella in quella circostanza, se me lo consentite, perché lo hanno fatto tutti gli allenatori. Maleducato, è un calciatore che io rispetto tantissimo, ma fu maleducato. Sì, non sono d'accordo con lei, dottore. Però il problema è uno soltanto. Che è anomalo anche il comportamento avuto dalla squadra e dall'allenatore. È anomalo, perché fino a quel momento non, assolutamente non si erano comportati in quel modo. Allora, è successo anche alla Francia. Ecco. Rosario, sei stato chiarissimo, ti saluto, grazie per la cortesia. È stato un piacere, è stata la prima volta questa che io, anche se vedo spesso un Rosario da Pozzuoli, però non sono io. Ti ringrazio, vi lascio una buona serata. Per noi è un piacere. Grazie di farci compagnia sempre. Grazie per la cortesia, grazie per la cortesia. Rosario, buonasera. Lascio fuori, ripeto, i fatti di 3 anni fa, ma vedo che scalpiti perché... Si può dire di tutto e di più, si può lasciare intendere di tutto e di più, anche la volontà di aver aperto un'indagine interna che è già partita e poi magari sarà approfondita nelle cene di Maresi o Abruzzesi, però che vuoi, per il tifoso è veramente una fatica enorme superare Napoli-Verona. Allora, io non vorrei ripetere per la 2000esima volta lo stesso concetto. Io personalmente sono convinta che non sia successo assolutamente niente tranne una serie di circostanze negative che hanno determinato l'esito di quella partita, compresa purtroppo l'evidenza di un limite caratteriale di questa squadra. Questa è la mia opinione. Le notizie che ho mi confermano questo. Poi, ovviamente, se la gente pensa altro, ha tutto il diritto di poterlo pensare. Poi, per quello che riguarda insomma, il mancato, diciamo, chiarimento, la soddisfazione, non so, diciamola nella maniera più carina, relativa a quella partita, io credo che questa vada inserito in un concetto più grande. Il presidente ha parlato di tante cose ieri, però secondo me è venuto meno proprio su un aspetto che doveva essere un po' più curato, e forse bisognava chiedergli, detto tutto questo, ora che cosa pensa di fare per recuperare il rapporto con i tifosi, visto che non ci nascondiamo dietro nessun paravento, in questo momento è ai minimi storici l'amore, la passione, il legame che esiste tra i tifosi del Napoli e la squadra. Quindi qualcosa va fatto. Io personalmente gli avrei chiesto che cosa pensa di fare, che tipo di iniziative, che tipo di atteggiamento pensa di poter assumere perché ritorni la passione. È un tradimento vissuto come tutti i tradimenti, da quelli umani a quelli nella relazione tra squadra e tifoso, e bisogna trovare una soluzione. Bisogna far sì che il vuoto cosmico di questi mesi, nei quali c'è stato anche Napoli-Verona, ma c'è stato soprattutto il distacco totale tra la squadra, la società e i tifosi, vengano colmati in qualche maniera. Secondo me questa cosa andava un attimino più approfondita, magari è un argomento che può essere sottoposto anche all'attenzione dello stesso allenatore, perché Spalletti non è un ragazzino, è una che ne ha viste tante, e quindi magari anche su questo aspetto potrà collaborare perché si ricrea il feeling necessario. Al telefono, pronto?
Ciao. Ciao. Sono Antonio da Fragola. Ciao Antonio, benvenuto. Tanto che state tutti bene. Complimenti alla signora che l'ha fatto l'altra volta per il taglio dei capelli. Sì, sei lo spasimante da Fragola. Vai Antonio. Allora, volevo solo dire una cosa. Io ho assistito a una trasmissione televisiva. Ho visto una banda di profughi, non faccio i nomi, su un canale nordistico, dove partecipa pure un nostro giornalista che doveva non andarci più. Non andarci più. Ci hanno fatto una... una, come devo dire, no, fermo, una, vai piano. Una trasmissione solo su De Laurentiis, ma loro che ne devono fare? Parlano solo del Milan, della Juve e del Napoli e dell'Inter, ma che vogliono? Ma perché ma tu perché la senti? No, io spendo, ho girato. Ah, okay. Perché là ci stava un ex terzino che chiama da Miami, ogni volta sta a Miami, beato lui che sta a Miami, ma sta a Miami e non trova fastidio, non habla. Vabbè, quindi te la sei presa per questa proposta televisiva. Senti, poi un'altra cosa, per quanto riguarda i due gol che abbiamo subito sono identici, se fateci caso, la stessa, i 40 metri lanciati dal difensore, dal signore del dove abbiamo pareggiato del Cagliari, è identico, lo stesso errore l'ha fatto Isaia, ma non c'è più Isa. Lo stesso errore ha fatto. Se tu misuri i metri è la stessa cosa, non c'è più. Vai, è andato alla Lazio. A questo punto io vi lascio la trasmissione all'altro, perché non vorrei giudicare quel signore che ha chiamato, quel signore che ha chiamato ieri, Rosario, dove stavo? Rosario che parlava di De Laurentiis e cose, ma lui che ne sa di De Laurentiis e cose? De Laurentiis è un imprenditore che caccia i soldi. Ma è lui che deve gestire i soldi suoi, mica se vuoi gestire lui, mica il tifoso deve gestire i soldi del presidente. Se c'hanno qualcuno che porta 600 milioni di euro e si prende in Napoli, pensa che da allora subito glielo dà, non ci stanno problemi. Quello è un affarista, non c'è problema. Vabbè, comunque Antonio, vi ringrazio dell'ospitalità. Ciao, grazie. E vi saluto la signora. Grazie Antonio per aver chiamato. Grazie. Sul subito. Consentitemi di avere qualche perplessità, perché poi trattare con De Laurentiis un'eventuale cessione del club, è difficile trattare i calciatori. Pensa te, in Italia cosa potrebbe venire fuori da un'eventuale trattativa per la cessione del club, che non ci sarà, tranquilli. Assolutamente, anche se devo dire, lo sai che il signore non è andato tanto lontano da quella che poi è arrivata una voce, ho sentito delle notizie che mi sono arrivate su quello che sarebbe l'idea di valutazione del Napoli del presidente De Laurentiis. Lo sai, è proprio più o meno la cifra che ha detto lui. Sì, su questo però intravedo notevoli difficoltà, eventualmente, ma sono semplici eventualità. Intanto abbiamo gli appuntamenti, domani è lo Spalletti Day. Il primo. Cioè, domani è lo Spalletti Day, il mister arriverà a Castelvolturno, finalmente vedrà tutta la struttura, avrà un'idea più concreta di quello che è il posto dove lavorerà per, spero, i prossimi 3 anni, considerando il 2 e più l'opzione per il terzo, e si immergerà finalmente nella realtà napoletana. Lui è una persona estremamente intelligente, è una persona molto acuta, devo dire, io sono molto curiosa perché secondo me, non essendo banale, è sicuramente una persona che almeno dal mio punto di vista tira moltissimo il mio interesse, perché la banalità è quella che più rifuggo. Lui non è banale, sicuramente mi confermano che sia anche una persona molto intelligente e molto anche empatica, e quindi spero che riesca poi a entrare pienamente e a prendere totalmente possesso di quello che è il mondo Napoli Calcio. Ci saranno delle figure che gli sono state affiancate dalla società, ovviamente serviranno anche a fare da tramite, no? tra lo staff tecnico e appunto responsabili societari, e sono anche personaggi che nel Napoli ci sono già stati, quindi sicuramente sarà stata valutata la loro esperienza, la loro capacità, la loro fedeltà all'azienda, e quindi chiaramente queste figure poi potranno svolgere anche un ruolo importante per quello che poi sarà il prosieguo della stagione, che spero inizi sotto buoni auspici, perché è importantissimo questo.
Presentazione di Luciano Spalletti invece per l'8 di luglio, sì, alle 15.30 a Castelvolturno. Va bene, va bene. Perfetto. Ida, noi siamo in chiusura. Ti ringrazio e ti saluto. Io ringrazio te, saluto te, tutti i telespettatori e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci vediamo a casa, fratello, sorella. Cioè, va bene, sarò fratello, allora ci vediamo più tardi. Dai. Grazie Ida, ciao, buon proseguimento di serata. A te e a voi che avete avuto la cortesia di seguirci, vi lascio al TG tutte le notizie di giornata qui a Canale 8. Buon proseguimento.